Sicisuis nasce nel 2009 da un sogno coltivato già dal 1984, prima inizialmente coltivato da mio padre, poi raccolto da mio fratello Gianluca e successivamente da me. La nostra azienda è suddivisa in quattro reparti. Il primo reparto nella parte superiore è la gestazione delle scrofe con l'accoppiamento tutto a livello naturale con il nostro verro. Successivamente le scrofe, arrivate quasi a circa 15 giorni dal parto, vengono spostate nelle sale parto sottostanti, nelle quali partoriscono i suini. La media è di 8, 7, massimo 10 suini a scrofa. Successivamente avviene lo svezzamento del suino. Lo svezzamento avviene o nelle stesse sale parto togliendo le scrofe, oppure nei reparti sottostanti alle sale parto, nel quale noi inizialmente li lasciamo così come sono, poi li saniamo, li marchiamo con le marche dell'ANAS e li lasciamo lì per circa un mese. Finito lo svezzamento, con un mangime adatto proprio per lo svezzamento, prendiamo i suini e li spostiamo in quattro boschi sottostanti, cioè nella parte bassa del nostro allevamento, di circa un ettaro a bosco, nel quale loro crescono fino ad arrivare al peso ideale o di 60-70 kg macellato per le macellerie o 90-100 kg macellato per il salumificio. Dopo l'ingrasso i suini vengono catturati all'interno delle apposite trappole e vengono portati al macello con il nostro mezzo. Da lì vengono macellati, lasciati in cella a riposare per 24 ore come previsto dalla legge e consegnati ai nostri clienti. Allora, parliamo della differenza sostanziale dell'allevamento di suino nero tenebro all'aperto e dell'allevamento intensivo. La differenza sostanziale è che l'allevamento del suino nero l'animale sta libero, si nutre alcune volte di radici, bacche e quello che trova nei boschi, e non solo, la peculiarità della carne è il colore rosso vivo della carne e soprattutto la presenza dei grassi saturi ed è all'interno degli insaccati dei prodotti del suino nero tenebro. Nell'allevamento intensivo invece al chiuso le problematiche dell'animale sono ad esempio la carne, alcune volte durante la lavorazione dei prodotti insaccati possiamo avere ad esempio una carne chiamata spuncia, ad esempio che cola acqua o altre problematiche inerenti alla trasformazione dei prodotti. Un'altra cosa importante è che nel nostro allevamento gli animali non hanno stress, a differenza dell'allevamento intensivo, perché l'animale esplica tutte le proprie funzioni etologiche, razzola, scava, mangia quello che vuole, eccetera, a differenza dell'allevamento al chiuso, dove l'animale alcune volte ha dello stress, si hanno dei fenomeni di cannibalismo che nel nostro allevamento non succede. Allora, del suino nero non si butta assolutissimamente niente. Viene utilizzato soprattutto le cosce, che è la parte più importante del suino, viene prodotto il prosciutto crudo di suino nero che da circa un anno e mezzo, due anni si sta cercando di valorizzarlo e di dargli un marchio DOP. Ancora oggi sicuramente la via è molto lunga perché ci sono dei processi un po' particolari, ma si spera che prima o poi arrivi. Dalle cosce si passa a tutte le parti nobili del suino, ad esempio la pancetta, il guanciale di suino nero, e con la restante parte, spalle, lardelle eccetera eccetera, si procede alla produzione di salame. La restante parte, ad esempio coppe, lonzini e altre cose, si producono tranquillamente con questo animale.
All'epoca, nei primi anni 80-85, il suino nero era un animale completamente libero all'aperto, senza custodia dell'uomo, eccetera, mangiava quello che trovava. Oggi, a distanza di ben 20 anni, le cose sono cambiate. L'animale ha una sua alimentazione razionale, si ha sempre una costanza di crescita, eccetera, che 20 anni fa, 30 anni fa non c'era. Sicil Suis, allevatori per passione.